Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi sono molto felice perché vi farò conoscere questa CNC della Tutris, che già conoscete perché vi ho fatto conoscere alcuni incisori laser, ma produce anche CNC già da un po' di tempo. Questo è il modello TTC450 ed è una CNC che può lavorare legno, può lavorare il plexiglass, acrilico, ma anche il metallo, ovviamente non metallo durissimo. Farò un video introduttivo su questa macchina perché ancora la sto studiando pure io. Finora ho lavorato solo con le CNC 3018. Quindi voglio conoscerla bene, voglio capire bene tutte le sue caratteristiche. Poi farò un secondo video in cui ve ne parlerò ancora meglio. Intanto guardiamo com'è fatta. Metterò anche un video, questa volta però prodotto dall'azienda, in cui si vede tutto il montaggio con tutte le varie spiegazioni, che poi è velocissimo e semplicissimo. La particolarità di questa macchina però è il fatto che abbia anche un display touch, che abbia un fungo d'emergenza che ci permetta anche di lavorare tramite scheda SD, quindi senza l'utilizzo del computer, che poi serve ovviamente per fare tutta la programmazione. Ma ragazzi, che ne dite? La vediamo per bene e la mettiamo pure alla prova. Quindi cambiamo inquadratura e guardiamola. Ovviamente iniziamo guardando la struttura. Si tratta di profili in alluminio molto robusti, da 40 mm per quanto riguarda lo spessore e 80 mm per quanto riguarda l'altezza. Queste sono le viti senza fine che permettono il movimento di tutti i vari assi, che sono azionate ovviamente da questi grossi motori, e le altre due viti senza fine che permettono il movimento dell'asse Y invece le troviamo ben nascoste all'interno di questi profili. Tra l'altro, a proposito di nascondere, anche gli spazi che ci sono nei profili vengono nascosti da queste coperture che vengono date in dotazione. Questo è il motore da 24 volt che permette il montaggio di frese di diversi diametri, partendo da quelle più piccole, poi da un quarto di pollice, eccetera. Insomma, tutti i tipi di frese che sono compatibili. Comunque ve le lascerò nel primo commento e nella descrizione. Come metterò in sovraimpressione alcune immagini riguardanti questa macchina che spiegano bene tutto quello che sto per dirvi. Questo è il motore che permette il movimento dell'asse Z, dotato ovviamente anche questo dei sensori di fine corsa, uno in alto e uno in basso. Come è dotata dei sensori di fine corsa per quanto riguarda il movimento sia a destra che a sinistra, che il movimento in avanti e indietro. Quindi tutti gli assi X, Y e Z si fermano automaticamente, evitando spiacevoli scontri quando arrivano appunto alla fine della loro corsa. Trattandosi di una CNC di grandi dimensioni, ovviamente avete bisogno sicuramente di un piano di lavoro abbondante. Io infatti, come vedete, ho messo queste tavole perché i piedini altrimenti non sarebbero rientrati nella struttura che ho a disposizione. Ma considerate che io all'estremità ho comunque una parete, se voi la posizionate in modo centrale su un tavolo dovrebbe rientrarci. Comunque prendete bene le misure, che a proposito vi dico subito. Per quanto riguarda la profondità, abbiamo 79 cm dalla sporgenza del motore indietro fino alla sporgenza massima di questo display. L'altezza invece è 38,5 cm, e per quanto riguarda la larghezza invece abbiamo 64,5 cm. L'area di lavoro invece è più piccola, ovviamente parliamo di 460 mm per 460 mm. Il piano di lavoro è in MDF, si tratta di due pannelli affiancati che vengono avvitati sulla struttura in modo da dargli una buona solidità. E poi alla stessa, tramite delle boccole filettate posizionate al di sotto, si possono avvitare questi sistemi che permettono di bloccare il pezzo in lavorazione. Si tratta dei classici sistemi per bloccare i pezzi durante la lavorazione con le CNC. Sulla parte alta abbiamo il fungo di emergenza, che interrompe tutto nel caso in cui fosse necessario. Basta colpirlo rapidamente e la macchina si fermerà sia per quanto riguarda i movimenti dei vari assi che per quanto riguarda la rotazione del mandrino. In dotazione vengono date sia la pinza da un quarto di pollice che una fresa da 90 gradi, ma ne potete utilizzare di diversi tipi, appunto con diversi diametri. Poi viene dato in dotazione anche lo Z Probe, che serve per mettere dall'altezza giusta la fresa, ma vi farò vedere il funzionamento. Più ovviamente cavi, cavettini, occhiali protettivi, una pinzetta, un pennellino, insomma tutto quello che serve per poterla utilizzare. Ma parliamo di cose serie. Guardiamo la macchina accendendola. Quindi, una volta accesa, come vedete, si accende il display, compare la scritta CNC, e in alto, come vedete, abbiamo la scritta Wi-Fi Connect, perché si può utilizzare anche tramite Wi-Fi, ma questo lo vedremo più avanti. Abbiamo diversi comandi che permettono sia di azionare il movimento della macchina, quindi control, ci permette di spostare i vari assi, di mandarla in home oppure di alzare e abbassare l'asse Z. Possiamo decidere di quanto farla muovere, quindi 10 mm, 0, 1 mm oppure 1 mm. Possiamo decidere la velocità oppure se azionare o meno il mandrino. Azioniamolo.
e disattiviamolo. Come vedete, molto reattivo, è un display tra l'altro molto sensibile. Qua in alto abbiamo anche altri comandi che permettono di fare altre funzioni, ma ripeto, non è un tutorial, è semplicemente la spiegazione rapida di quello che ci permette di fare questo display. Tra l'altro qua in alto abbiamo anche dei riferimenti per quanto riguarda la posizione del nostro mandrino, quindi se io lo sposto, come vedete, abbiamo un riferimento, abbiamo impostato uno spostamento di 10 mm e da questa parte abbiamo il riferimento che la nostra macchina si è spostata, quindi ha spostato la fresa di 10 mm. Riportiamola al suo posto e torna a zero. Per quanto riguarda i programmi, potete utilizzare tutti i vari programmi che vengono messi a disposizione sia gratuitamente che a pagamento, per esempio questo ESL che permette di realizzare diverse forme. Questa, per esempio, è una sagoma per i PSC, quindi una sagoma da tiro dinamico. Ho intenzione di fare un portachiavi, ma si possono fare scritte, si può fare un po' di tutto. Per esempio, io ho realizzato questo logo di Harry Potter per mia figlia, ancora va rifinito anche perché ho sbagliato fresa. Quindi si è impastato un po' tutto, però come vedete il lavoro alla fine è venuto molto bene. E considerate che è stata la mia prima prova. Poi ho fatto qualche altro esperimento, un paio di fallimenti, avevo calcolato male qualcosa, ma ci sta, la sto solamente studiando e appunto ho intenzione di farvi un altro video in cui approfondirò bene tutto. Ma ora accendiamola, mettiamola subito alla prova e poi continuiamo a commentarla. E questo è lo Z-Probe che permette di capire alla macchina a quale altezza si trova la superficie che dobbiamo lavorare, perché la stessa può avere diversi spessori, quindi di conseguenza, calcolando lo spessore dello Z-Probe, saprà automaticamente dove si deve fermare. Semplicemente si collega questo morsetto alla fresa, si posiziona questo pezzo sulla base e quindi una volta che si abbasserà e la fresa toccherà questa parte metallica, chiuderà il circuito. Va collegato qua in basso dove troviamo questo connettore con scritto ZP. Quindi se dal programma premiamo il comando apposito, si abbasserà sempre di più e si fermerà automaticamente quando andrà a contatto con la parte inferiore. Ok, quindi questa è l'altezza che è stata comunicata alla nostra macchina dicendogli a quale distanza si trova per adesso dal supporto che deve lavorare. Quindi adesso togliamo il tutto e iniziamo la nostra lavorazione. Avviamo i motori e diamo l'ok per iniziare questa fresatura. E allora ragazzi, forse effettivamente ho esagerato, ho messo una velocità un po' troppo alta e quindi qualche pezzo sta saltando via. Decisamente veloce. E quindi si è staccato, diciamo, prima del previsto. E allora, ovviamente, trattandosi di una fresa con un tagliente solo, con una velocità non adeguata, eccetera, ci sono stati alcuni piccoli imprevisti. Invece, quello che era previsto era il fatto che, dato che il bordo era fresato, ovviamente, sarebbe saltato via prima. Quindi ero pronto con il fungo d'emergenza per interrompere il lavoro della macchina, che ha funzionato perfettamente. Quindi iscriviti al mio canale, questo è semplicemente per farvi vedere come riesce comunque a tagliare tranquillamente 18 mm, riesce a farlo anche in modo molto rapido. Avete visto come andava giù senza nessun problema, quindi ottima come macchina perché lavora anche su pezzi, come vedete, di un certo spessore e vi farò vedere nei video successivi anche alcune lavorazioni su alluminio, eccetera. Guardiamo invece quest'altro, come vedete.
ottenuto su questo multistrato di betulla, come ho detto poco fa, su tre livelli. Quindi ho realizzato un progetto che mi permettesse di avere questo logo in rilievo, poi un rilievo rotondo e poi ulteriormente scavato per ottenere questa parte piatta e questa cornicetta. La mia intenzione in realtà è quella poi di riempirlo di resina, e forse per fare questo in realtà avrei dovuto progettarlo anche mezzo millimetro più in basso. Comunque, anche così a me piace tantissimo, ma a noi interessa vedere come lavora la macchina. E questo l'ho realizzato senza nessun problema con una piccola fresetta diamantata. Ho dovuto carteggiare per rimuovere pure in questo caso un pochettino di legno sfibrato, ma si sa, con il multistrato purtroppo spesso, come ecco, vedete come accade da questa parte, saltano via alcuni pezzetti perché si scollano, però il lavoro è riuscito benissimo. E allora ragazzi, quindi abbiamo visto questa macchina a lavoro, abbiamo visto il primo video che la riguarda e poi, come ho detto più volte, faremo anche altri video perché voglio farvela conoscere bene, ma prima voglio conoscerla per bene pure io, trovare tutti i vari dettagli più interessanti, cosa riesce a fare bene, cosa invece riesce a fare con un po' di difficoltà. Come avete visto però finora anche sui 18 mm ha lavorato bene, iscriviti al mio canale, e anche con un lavoro che richiede comunque precisione, anche se non un'elevatissima precisione, però è riuscito a darmi una grande soddisfazione. È una macchina destinata però agli hobbisti, che può essere utile anche a livello professionale, per carità. Il costo è perfettamente allineato a tutte le CNC di questa tipologia, anzi questa forse costa addirittura un po' di meno, circa 950 euro, e io spero di ottenere anche un codice di sconto, perché è meglio se riesco a farvi risparmiare qualcosina. Come macchina comunque mi piace tantissimo, mi piace il fatto che abbia il fungo di emergenza posto qua davanti, come avete visto. Quando ho capito che c'era il rischio, un paio di giri prima mi sono posizionato con la mano e ho subito l'ho interrotta, quindi ho evitato che si rompesse la fresa, pure perché io, avendo lavorato finora con la 3018, diciamo, ho lavorato con frese piccole, quindi ora devo capire bene tutto il resto. Poi vi lascerò eventualmente altri link per vedere pure le frese adatte per questo tipo di macchina, oltre che ovviamente il link per poterla acquistare. Quindi, cosa dire? Per adesso vi saluto qua, però voi iscrivetevi al canale, continuate a seguirmi perché arriveranno tanti nuovi video su questa macchina che secondo me per ora si è dimostrata molto valida. Ciao da Riccardo e a presto!